L'altro giorno stavo pensando, cosa direi a mio figlio? Quali sono i 5 punti che direi a mio figlio per far sì che cresca con una mentalità vincente, con una mentalità imprenditoriale? E quindi in questo video ho pensato di darmi i 5 punti fondamentali che ho appreso in questi 12 anni di business che ti possono aiutare nella crescita personale, nella creare e nello sviluppare un nuovo business online, ma anche per la vita di tutti i giorni. Il primo punto è il giudizio. Le persone tendono a giudicare se stessi e gli altri e soprattutto tendi a essere influenzato sul giudizio degli altri, cioè quello che pensano gli altri di quello che fai, di come sei, di cosa starai facendo, il perché se faccio questo allora quello può pensare a quell'altro. Questo è uno dei primi consigli che vorrei dare a mio figlio. Fregatene completamente del giudizio degli altri, fai la tua strada, fai quello che reputi sia giusto perché sei solo tu artefice del tuo destino. Quindi prima capisci che non puoi influenzare quello che pensano gli altri su di te e prima vivrai veramente in maniera tranquilla e ottimale. Altra cosa importante, ricordati che tanto ti giudicheranno sempre, qualsiasi cosa che farai, sarai sempre giudicato in bene e in male. Quindi mi raccomando, fregatene completamente. L'azione è importante, come nella palestra. C'è gente che dice che dimagrirà e poi andrà in palestra. Come puoi pensare? Devi andare in palestra per dimagrire. È come quelli che dicono: quando farò soldi metterò da parte, oppure quando inizierà bene a girarmi a livello di business, allora avvierò un nuovo business. È completamente sbagliato. L'azione è fondamentale, proprio come in palestra. Il tuo muscolo e la tua testa sono uguali. Devi farle lavorare, ma soprattutto devi agire, perché se non agisci, questo ti si ritorce contro. C'è tantissime persone che procrastinano in continuazione. Non è perfetto, voglio che tutto sia perfetto, voglio che sia perfetto quello che dico, quello che faccio, come lo faccio, e poi non partono mai con nessun business. Questo è molto importante, questo è un elemento fondamentale che vorrei spiegare a mio figlio. Devi fare, non importa se sbagli, perché quello sbaglio, se mai lo farai, servirà per farti crescere e farti ottenere altri risultati. Ma se non fai, sicuramente sarai un fallito, perché non hai mai provato a ottenere un risultato, proprio come in palestra. Se non vai in palestra, non puoi vedere i muscoli. Un altro punto fondamentale sono gli investimenti. Prima capisci che investire è giusto e ti permette di avvicinarti alla tua libertà finanziaria, e meglio sarà. Ecco perché questo è un punto fondamentale che vorrei veramente insegnare a mio figlio. Perché? Perché essere liberi finanziariamente vuol dire essere liberi di testa e liberi di fare quello che vuoi. Sembra una cosa banale, ma la maggior parte delle persone, magari anche tu che stai guardando questo video, non stai investendo in niente, non stai investendo in opportunità, non stai investendo in nuove attività, non stai investendo in borsa, non stai facendo niente. E questo è un problema, perché anche solo con 50 euro, 100 euro al mese, puoi realmente creare la tua libertà. Devi saperlo fare, devi imparare, devi conoscere, devi essere curioso nel capire come funziona questo mercato e soprattutto come far lavorare i soldi al posto tuo. Altro punto fondamentale sono i rapporti umani. I rapporti umani sono tutto. Noi siamo esseri umani e viviamo di rapporti, diamo tantissimo peso ai rapporti con le altre persone, a come ci relazioniamo con gli altri, ma bisogna stare molto attenti. Perché? Perché i rapporti umani possono aiutarci o distruggerci. Devono essere rapporti positivi, devono portarci del valore. Quindi le persone con cui parliamo devono portarci del valore, devono aiutarci a crescere e noi dobbiamo farlo nei loro confronti. Ecco perché uno degli elementi fondamentali che vorrei insegnare a mio figlio è saper ascoltare le persone, saper parlare con le persone e soprattutto saper individuare chi e quali sono le persone che meritano la tua attenzione, meritano il tuo tempo e chi invece devi allontanare dalla tua vita. Persone negative, persone che ti buttano giù, persone che dicono che tutto è impossibile, persone che in realtà sono gelose e invidiose del tuo successo. Avvicina invece le persone che ti aiuteranno ad arrivare al tuo successo, persone che preferiscono il tuo successo quasi più del loro, persone che ti aiuteranno e ti sproneranno quando non sarai in grado di dire: ma cosa faccio? Lo faccio? Non lo faccio? E loro ti diranno: vai, fallo, buttati. Quelle sono le persone che devi attrarre, quelle sono i rapporti che devi attrarre. Quindi è molto importante, quindi un elemento fondamentale sono i rapporti umani. Devi saper bene gestire i rapporti umani e sapere quali hanno valore e quali no.
Ultimo elemento fondamentale è l'istruzione. L'istruzione è la cosa più importante, perché devi sapere quello che stai facendo, devi essere consapevole di quello che vorrai fare. E l'istruzione e la formazione deve essere continuativa. Pensare che finito la laurea, finito il diploma, non sia più importante studiare è una pessima idea. La formazione deve essere ulteriore, deve essere continuativa, anzi, ti dirò, dopo le superiori e dopo la laurea devi ancora studiare molto di più, perché devi apprendere delle nozioni che in realtà non apprenderai mai nella scuola, ma bensì nella vita di tutti i giorni. Quindi devi formarti, devi informarti su quello che realmente vuoi fare e devi cercare di avere una persona di riferimento che ha già ottenuto risultati. Questo è un altro consiglio molto importante. Non guardare chi non è nella posizione in cui tu vorresti essere. Cerca di capire quella persona, se è una posizione che tu vorresti essere, e cerca di capire come è arrivato, cerca di assomigliare a lui, cerca di capire quali sono stati i percorsi, se ha studiato, cosa ha studiato, e soprattutto capire cosa devi studiare. Quindi uno degli elementi più importanti è sempre la formazione. Pensa che devi sempre continuare a formarti. Questo è un consiglio che darei a mio figlio e sono sicuro che questi 5 consigli ti potranno essere davvero utili nella tua crescita personale, nella vita di tutti i giorni e soprattutto se vuoi fare un business online.